Abbiamo voluto dare all'ospedale l'ingresso che si meritava, un luogo di accoglienza, un luogo di incontro. Prima c'era il CUP, c'era una gran confusione. Abbiamo provveduto l'anno scorso a spostare il CUP dove c'è attualmente il centro prelievi. All'inizio c'è stato qualche problema di rodaggio, adesso la cosa funziona bene. Beh, infatti l'eccellenza della sanità in Veneto si vede anche da questi elementi, da questi tasselli importanti. È stato fatto un investimento grazie al direttore generale, insomma al dottor Bramezza, alla struttura, alla parte tecnica, poi per questa importante opera, per cui diamo anche un decoro e una sicurezza, oltre che a un senso di privacy rispetto a quello che era l'ingresso prima e che era un po' caotico e non destava sicuramente le migliori condizioni per un ingresso di una hall, di un ingresso importante di un ospedale come quello di San Donato di Piave. L'ospedale è fatto di tante componenti, è fatto di reparti, è fatto di ambulatori, è fatto di persone e sicuramente è fatto anche di un punto dove chi viene qui possa trovare un minimo di accoglienza, con una struttura dove appunto si chiede un indirizzo verso i vari reparti, una serie di informazioni, di essere in qualche modo accolti, ha la propria importanza. C'è anche un info point dove le persone possono ottenere le informazioni che necessitano, ci sono dei salottini dove le persone possono fermarsi anche con i familiari, è anche un luogo dove noi intendiamo darlo al nostro collega che è prematuramente scomparso quest'anno, Marco Giandini, una persona che ci è rimasta tutti noi nel cuore. Quale figura meglio della sua a rappresentare quello che deve essere l'ingresso dell'ospedale di San Donà, quale lui ha dato molto in questi anni. Stiamo lavorando proprio perché l'eccellenza che già ci contraddistingue a livello nazionale, teniamo conto che nei tavoli di conferenza Stato-Regione noi siamo quelli che dettano la linea, ma soprattutto sono quelli che dettano il progetto sanitario importante per il sistema paese, per cui non possiamo che reinvestire non solo in termini di infrastrutturali, quindi come questo un messaggio, un tassello minimo ma importante nell'ospedale, ma anche in tecnologie, perché poi le tecnologie fanno sì che le nostre menti, i nostri professionisti, quindi i nostri medici possano rimanere nei nostri presidi a dare quel contributo importante che i cittadini ci chiedono.